i cannoni, le armi, le artiglierie venivano organizzate, come la fanteria veniva organizzata in compagnie, le compagnie in battaglioni, i battaglioni in reggimenti, i reggimenti in, in brigate e le brigate in divisioni, la suddivisione nell'ambito dell'artiglieria era in batterie, cioè una batteria era un raggruppamento di cannoni, era l'unità minima, diciamo. E in linea generale una batteria comprendeva 4 pezzi di artiglieria. Questa non faceva eccezione, la batteria fiolera. Contate le postazioni, sono ravvicinate 1, 2, 3 e 4 con questa. Sono queste cataste di sassi che vedete. In questo caso i 4 pezzi erano molto vicini gli uni agli altri, cosa che di solito si preferiva non fare per evitare che la risposta avversaria col tiro d'artiglieria avesse maggiori probabilità di colpire i pezzi. Però questo, la vicinanza dei pezzi rendeva molto più facili anche le indicazioni di tiro, perché a queste brevissime distanze, la distanza massima fra un pezzo e l'altro potrà essere di 30 metri forse, anche le indicazioni di tiro, i dati di tiro per questi cannoni potevano essere assolutamente uniformi. Mentre se i cannoni fossero stati distanziati di qualche centinaio di metri, il comandante di batteria avrebbe dovuto fornire delle indicazioni diverse per ogni singolo pezzo. Quindi c'erano vantaggi e svantaggi. Essendo vicini, sicuramente c'era maggiore probabilità in caso di tiro di controbatteria, cioè di tiro di reazione dell'artiglieria avversaria contro i cannoni ostici, di essere beccati. Vedete come erano strutturate? Praticamente, come si può intuire da quello che ne resta, ogni piazzola, ogni casamatta era costituita da una muraglia di sassi che più alta era, più proteggeva gli artiglieri da eventuali reazioni. Al di sopra vi era una tettoia, vi sono delle fotografie proprio di questa batteria che la illustrano, una tettoia in legname robusto, a sua volta ricoperta di pietrame e zolle di terra, sia per scopi, fra virgolette, mimetici, sia soprattutto per dare una resistenza anche ai tiri dei piccoli calibri.